Buonasera a tutti e bentornati al TG11. Il consorzio Villa Reale e Parco di Monza rende noto in un comunicato di Nova Milanese che nelle giornate di domenica 10-17 aprile, in occasione della 13ª settimana della cultura promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali, sarà possibile effettuare delle visite guidate agli appartamenti reali al primo piano nobile della Villa Reale di Monza. Durante questa apertura straordinaria, i visitatori potranno ammirare degli arredi settecenteschi e ottocenteschi restaurati, tra i quali la camera da letto di Re Umberto I ed opere realizzate nella celebre officina neoclassica dell'ebanista Giuseppe Maggiolini, come alcuni tavolini da gioco intarsiati con grande maestria e la splendida Medusa, proveniente dal centro del pavimento della stanza da bagno della regina Margherita. Questa iniziativa avviene nell'ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. La Villa Reale venne infatti donata a Vittorio Emanuele II dal neocostituito Parlamento italiano in segno di riconoscenza per il suo impegno per l'Unità d'Italia ed è resa possibile anche grazie ai contributi di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo. È possibile effettuare le prenotazioni online collegandosi ai siti www.villeaperte.info e www.reggiadimonza.it. Per maggiori informazioni attivo un servizio telefonico 039 39 46 42 13 dal comune di Bovisio Mascago. La polizia locale di Bovisio Mascago, si legge in un comunicato del comune, invita i cittadini a prestare la massima attenzione per non essere coinvolti in truffe e spiacevoli furti. Questo dopo le numerose segnalazioni giunte al comando che denunciavano la presenza sul territorio di persone che si presentano di casa in casa a vario titolo per raccogliere fondi e sostenere iniziative benefiche non ben definite. La raccomandazione per tutti, ma soprattutto per gli anziani, è quella di aprire la porta di casa solo a persone conosciute. Dal comune di Villa Santa. Una preziosa risorsa e simbolo dell'identità agricola del territorio. Il Parco della Cavalleria si presenta, in un incontro pubblico in programma giovedì 7 aprile a Villa Santa, presso la Sala Congressi di Villa Camperio. Saranno illustrati progetti, iniziative e attività, protagoniste al Parco della Cavallera, un'area verde di 650 ettari tra i comuni di Arcore, Concorrezzo, Villa Santa e Vimercate. Un patrimonio prezioso, nato per salvaguardare un territorio dalla spiccata vocazione agricola e rurale, contro gli effetti della progressiva urbanizzazione. Saranno presenti Cristiano Crippa, assessore all'urbanistica, parchi e ambiente del comune di Villa Santa, e Niccolò Mapelli, responsabile tecnico del PLIS, Parco della Cavallera. Appuntamento alle ore 21 e a seguire dibattito pubblico. Maggiori informazioni www.parcodellacavallera.it. Dalla provincia di Monza e della Brianza. Una Brianza attenta alle esigenze delle persone diversamente abili. È quanto emerge dal nuovo piano LIFT, Lavoro, Integrazione, Formazione e Territorio, presentato ieri a Monza presso la sede della provincia. Un programma di interventi mirati a favorire l'occupazione dei disabili in Brianza, in collaborazione con cooperative, associazioni, comuni e con lo stanziamento da parte della Regione Lombardia di 1.736.376,47 euro, 200.000 euro in più rispetto al 2010. Il nostro obiettivo è garantire il massimo inserimento nel mondo del lavoro per le persone con disabilità, ha dichiarato l'assessore provinciale al lavoro Giovanna Colombo. Per ottenere risultati ancora più efficaci, vogliamo rafforzare la collaborazione con le realtà presenti sul territorio che si occupano di inserimento lavorativo. Tra i principali interventi, percorsi personalizzati di inserimento al lavoro, sostegno alle persone disabili coinvolte in processi di crisi aziendali e 250.000 euro a sostegno delle imprese che assumono disabili, di cui 190.000 per incentivi all'assunzione, 40.000 per la formazione on the job e 20.000 per l'abbattimento di barriere architettoniche sul posto di lavoro. Informazioni www. provincia.mb.it. Dal comune di Mezzago.
Non semplici informazioni sul fotovoltaico, ma consigli pratici e concreti. Questo è lo spirito dell'incontro in programma a Mezzago venerdì 8 aprile alle 21 presso la Sala Civica della Biblioteca. Titolo della serata, condotta dall'ingegnere Stefano Garotta del gruppo Energia dell'associazione L'Isola, che non c'è, il solare fotovoltaico sul tetto di casa. In programma indicazioni utili su come diventare autoproduttori di energia elettrica usando l'energia solare direttamente sui tetti delle case. L'incontro è organizzato nell'ambito delle attività connesse al patto dei sindaci per la sostenibilità energetica ed ambientale. Info www.eumayors.eu. Dal Comune di Monza. La statale 36 colpisce ancora. Dal 4 aprile Monza è interessata da nuovi importanti cambiamenti alla viabilità cittadina, in particolare nella zona di Viale Lombardia, segno di una decisa accelerazione dei lavori che interessano il tratto cittadino della statale Milano-Lecco, nelle parole dell'assessore alla viabilità Simone Villa. I lavori, ha dichiarato, hanno finalmente imboccato la strada che tutti aspettavamo. In calendario l'abbattimento del cavalcavia di Monza Nord, l'abbassamento di quota del tratto della statale 36, la realizzazione della rampa di accesso della galleria direzione Lecco e della rotatoria nord che delimiterà Viale Lombardia. Fino al 20 agosto via Gondar viene collegata Viale Lombardia ad un nuovo tratto di cantiere con velocità massima di 30 km orari. Da via Montelungo accesso vietato alla statale 36 Milano-Lecco, eccetto per residenti. Spostandoci in Viale Lombardia, divieto di circolazione, eccetto residenti, dall'uscita della statale 36 da via Montelungo fino a Piazza Virgilio, con divieto di sosta e rimorsione forzata. Infine, in via della Stradella, divieto di circolazione, eccetto residenti, prima e dopo il punto di intersezione con il ponte veicolare della statale 36. Dal comune di Giussano. A scuola d'etica, l'associazione socio-culturale Il Cortile ha organizzato presso la sala Don Caccia nell'oratorio di Giussano due conferenze che avranno come tema portante il valore della dignità umana in qualunque forma si manifesti. Il primo dibattito si terrà giovedì 7 aprile alle ore 21, mentre il secondo una settimana più tardi, sempre alla solita ora. A questa iniziativa collabora anche l'associazione Il Mosaico. Nella prima seduta ci si focalizzerà sui chiari e gli scuri del cammino della dignità umana, grazie all'intervento di Don Michele Aramini, docente di bioetica all'Università Cattolica di Milano. Dal Comune di Giussano. Iniziativa per l'estate rivolta ai più piccoli. L'assessorato all'istruzione del Comune di Carate Brianza ha organizzato per quest'estate un centro ricreativo esclusivo per i bambini che già frequentano la scuola materna e per i figli di genitori che lavorano entrambi. Questo servizio si terrà presso la Scuola Comunale dell'Infanzia nel plesso di Via Scesa e durerà circa un mese, iniziando il 4 luglio e terminando poi il 29. Il centro ricreativo, oltre che essere un servizio, vuole anche essere un luogo di benessere e felicità, dove i bambini possano passare tranquillamente il tempo giocando ed imparando. Sono già state organizzate numerose attività. Le iscrizioni si aprono lunedì 11 aprile e chiudono il 15 presso l'ufficio istruzione. Per maggiori informazioni visitate il sito del Comune. Dal Comune di Lesmo. Intervento per la riparazione dell'impianto di riscaldamento. Il comune di Lesmo, dopo aver effettuato dei sopralluoghi, ha constatato il malfunzionamento degli impianti termici installati presso la scuola primaria e presso la palestra di Peregallo. L'amministrazione comunale ha così deciso la sostituzione delle parti guaste e si è assunta l'impegno di pagare la spesa per la riparazione, che ammonta a circa 2.000 euro. La solidarietà vince. Il 31 marzo, nella sala rappresentanza di Palazzo Landriani Caponaghi, è stata presentata ufficialmente, alla presenza del sindaco Giacinto Mariani, l'iniziativa benefica 90 minuti per un sorriso, che vedrà una rappresentativa dell'azienda Dottor Class sfidare la Nazionale Calcio TV. Sabato 9 aprile,
Alle ore 14 allo stadio Ferruccio di Seregno le due compagini si affronteranno al fine di raccogliere fondi per le 19 associazioni Onlus che hanno aderito all'iniziativa e che saranno presenti con un proprio stand nei pressi del campo di gioco. Sono uscite anche le prime descrizioni sui nomi dei rappresentanti della Nazionale TV. Baz, comico di Colorado Caffè, Max Laudadio, Capitan Ventose, Moreno Morello di Striscia la Notizia, Roberto il Baffo da Crema, i Turbolenti, tutti accompagnati e sostenuti dal Gabibbo. Il costo del biglietto è di 5 euro per gli adulti e 1 euro per i ragazzi fino a 14 anni. I biglietti possono essere acquistati in prevendita al Mati Caffè di Piazza Vittorio Veneto o direttamente il giorno della partita al botteghino dello stadio. Sempre dal Comune di Seregno. Cogliere il mutare delle stagioni in un clic. Al via la seconda edizione del concorso fotografico organizzato dal Circolo Culturale Seregno della Memoria, con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura dal tema Le stagioni in Brianza. Il concorso è riservato ai fotomatori non professionisti, ai quali viene chiesto di catturare quei colori e quei cambiamenti che sono alla base del mutare delle stagioni in un territorio, come quello brianzolo, in grado di offrire ancora oggi angoli e vedute del tutto pittoresche. Informazioni, segreteria del circolo 0362 32 72 20 e regolamento alla scheda di adesione www.comune.seregno.mb.it. Dal comune di Bovisio Masciago. Nessun rispetto neanche per i defunti. L'increscioso episodio è avvenuto settimana scorsa a Bovisio Masciago, dove gli agenti del comandante Paolo Borgotti, come si legge in una nota del comune, dopo aver terminato il loro giro quotidiano davanti alle scuole cittadine, stavano svolgendo un giro di routine per verificare se la situazione era in ordine. Fermatisi in corso Milano, molto trafficata a causa del mercato settimanale, hanno svolto dei controlli sulle auto in sosta, con un occhio di riguardo a quelle ferme negli spazi riservati ai portatori di handicap. Durante il controllo si sono imbattuti in una 33enne residente in città, alla quale è stato chiesto di esibire il tagliando. La ragazza prima ha risposto che era intestato al padre, che lavora in prossimità di quel parcheggio. Poi, in un secondo momento, quando gli agenti della locale le hanno fatto capire che comunque si trattava di un abuso, visto che il pass nominale lo stava utilizzando lei, ha ammesso che il permesso per puntatori di handicap era in realtà intestato alla suocera, deceduta da 9 mesi. Subito è scattata una sanzione di 80 euro, decurtazione di 2 punti dalla patente e ovviamente il ritiro del contrassegno. Dal comune di Seregno. SOS mamme di giorno. Dal nord Europa, dove è diventata una professione a tutti gli effetti, a Seregno, il progetto denominato Tagesmutter, dal tedesco, è di quelli innovativi e destinato ad allargarsi ad altri territori. Un'iniziativa rivolta ai genitori impegnati nel lavoro, legati a orari difficilmente compatibili con quelli dei figli e quindi impossibilitati a prendersi cura di loro. Il comune di Seregno e la provincia di Monza e Brianza hanno deciso di patrocinare l'evento Candia in Famiglia, che sarà presentato venerdì 8 aprile alle ore 21 presso l'auditorium Parravicini dell'Istituto Candia in via Maroncelli. Nello specifico, la Tagesmutter dovrà occuparsi di bambini di età compresa tra gli 0 e i 13 anni, dando massima disponibilità e flessibilità negli orari, in modo da soddisfare le esigenze della famiglia. Questa proposta, dichiara Silvia Speranza, coordinatrice pedagogica del servizio, nasce dalla distinzione necessaria tra scuola e famiglia e dal riconoscimento del primato della pedagogia familiare rispetto a quella scolastica. Informazioni, Istituto Candia, Segreteria Organizzativa, Stefania Pascale, www.iemcandia.org. Dal Comune di Cesano Maderno. La legalità fiscale si insegna a scuola. Il progetto Fisco e Scuola, voluto dall'amministrazione comunale ed attuato in collaborazione con la direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Monza e Brianza e con gli istituti scolastici di secondo grado presenti sul territorio cesanese,
si propone di diffondere e sviluppare il concetto e il senso di responsabilità in ambito civile. Sensibilizzare i più giovani al rispetto delle regole fiscali significa investire per il futuro. Come affermato nel comunicato stampa del Comune dall'assessore alle risorse economiche Fabio Pometto, i giovani sono certamente consapevoli che il tema del rispetto delle regole fiscali, come sancito dalla Costituzione, contribuisce al buon funzionamento della macchina statale. La scelta quindi di diffondere una nuova cultura fiscale in cui chi non paga le tasse è additato non più come un furbo ma come un disonesto che danneggia l'intera collettività è uno dei fondamentali tasselli necessari alla costruzione di una società migliore. Sul sito del Comune si possono trovare gli istituti coinvolti nel progetto. Per questa sera è tutto, l'appuntamento è per domani, una buona serata a tutti.